Blasioli, qual è l'importanza dell'approvazione del piano di assetto naturalistico della riserva d'Annunziata di Pescara? È importante perché quello che noi notoriamente chiamiamo Pineta in realtà è una riserva che ha avuto dalla sua istituzione la legge 96 del 2000 delle norme transitorie. Queste norme transitorie aspettavano appunto il PAN, cioè norme attuative del piano di assetto naturalistico, che sono sostanzialmente un piano regolatore speciale della nostra riserva, 56 ettari di verde, di cultura, di ambiente all'interno della città di Pescara. Ebbene, quelle norme transitorie hanno resistito 20 anni esatti. Solo ieri il Consiglio regionale è riuscito ad approvare il piano di assetto naturalistico, che era stato predisposto dall'amministrazione comunale di centrosinistra, votato dal Comune di Pescara il 23 novembre del 2018, con un grande lavoro portato avanti da quei tecnici, i tecnici del Comune, dalla Giunta di centrosinistra e dell'assessore Paola Marcheggiani. Ora comincia una nuova fase perché ci sono già degli emendamenti che auspicano cose da fare e soprattutto c'è la richiesta di fondi naturalmente al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, per cercare di portare avanti quello che è scritto in questo piano regolatore della riserva. Pensate soltanto al meccanismo degli stabilimenti che sono compresi all'interno di questo piano di assetto naturalistico, stabilimenti che potrebbero avere per esempio dei benefici nei futuri bandi della BOL che stanno facendo parte di aree protette, stabilimenti che però ad oggi sono stati molto più appesantiti nelle norme perché anziché applicarsi a loro le norme del piano demaniale si applicavano quelle di questa norma transitoria che era molto più restrittiva.